All'arrivo del feretro da Palazzo Vecchio, l'applauso si alza spontaneo dentro e fuori la cattedrale. Firenze saluta così l'ultima volta Franco Zeffirelli, grata ed orgogliosa di lui. Parole dell'arcivescovo Cardinal Betori. Funerali alle 11 di oggi, giorno di lutto cittadino, lo diceva Paolo VI, con cui Zeffirelli si confrontò spesso girando il Gesù di Nazareth. L'arte rende accessibile il mondo del mistero, perciò si intreccia col cammino di fede. Di qui la grandezza dell'arte e della missione che le è affidata, di cui Franco Zeffirelli è stato un protagonista universale. Tra le autorità presente il ministro dei beni culturali, Alberto Bonisoli. Le ceneri del grande regista saranno tumulate domani nel cimitero delle Porte Sante. Infine un ricordo datato 2008. Aveva già 85 anni, ma fece di tutto, racconta Betori, per salutarmi di persona al mio ingresso da vescovo in città. Per me fu un segno che Firenze mi avrebbe voluto bene.